La rappresentazione artistica è una delle massime espressioni di creatività umana e permea di fatto ogni settore dello scibile, diventandone spesso una componente fondamentale. Uno dei soggetti più rappresentati è il mondo naturale. Va da sé che quindi anche la scienza si sia servita a più riprese dell'arte, con diversi scopi. Ma l'illustrazione scientifica, che forse è il tipo di produzione artistica che può venire subito in mente parlando di questo argomento, apparentemente non sembra lasciare troppo spazio all'immaginazione e all'interpretazione, prediligendo un approccio più descrittivo e oggettivo. Eppure c'è qualcosa che sta lì in mezzo, tra la realtà e l'immaginazione, ovvero la paleoarte. Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi si parla di paleoarte, dove, come, quando è nata, come è cambiata, a che punto è oggi, eccetera. Ovviamente la storia della paleoarte è un argomento enorme. Io vi racconterò gli avvenimenti più salienti e gli autori più influenti, però per forza di cose tralascerò un bel po' di roba, se no veniva un video lungo 6 ore. Ma la roba essenziale cercherò di mettercela tutta, non temete, di modo che sia un riassunto il più completo possibile. Ovviamente prima di continuare vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella e a seguirmi anche su Instagram, Twitch, Spotify, il secondo canale, eccetera. Trovate tutto in descrizione. Anzitutto, che cos'è la paleoarte? Domanda scontata, ma solo in apparenza e poi vedremo perché. Tendenzialmente è la ricostruzione artistica scientificamente accurata della vita passata. Facile, no? No. Infatti, quando è che abbiamo iniziato a fare paleoarte? Forse a qualcuno potrebbero venire in mente le pitture rupestri dei nostri antenati sulle pareti delle grotte. Grazie a quelle raffigurazioni sappiamo dettagli degli animali di quel tempo che non ci sono pervenute tramite i fossili, ma di fatto non sono ricostruzioni di animali estinti. In realtà al tempo questi animali erano vivi, quindi sono ritratti di animali vivi. Eppure in letteratura archeologica, non paleontologica, sono etichettate come paleoarte. C'è un po' di confusione a livello terminologico, poi parliamo anche di questa faccenda. Sappiamo d'altronde che i nostri antenati coi fossili ci sono venuti in contatto diverse volte in passato e questi fossili spesso hanno ispirato storie e leggende. Sì, c'è la credenza che i draghi siano ispirati ai fossili di dinosauri, ma per quanto interessante e stimolante, come ipotesi non è che sia così immediata e facile da dimostrare. Fermo restando che poi quando si parla di fossili che hanno ispirato mostri, spesso e volentieri sono fossili di megafauna pleistocenica, non di dinosauri. Comunque, immaginate di essere nell'antichità e di trovare un gigantesco femore sottoterra. Sembra vagamente il femore di un umano, ma molto più grande, quindi è lecito pensare che quello sia il femore di un umano molto grande. Oggi fa sorridere questa cosa, non esistono i giganti, sappiamo invece che quelle ossa erano magari di un elefante, ma dobbiamo leggerla con la mente di una persona del tempo, perché a quel punto l'interpretazione che abbiamo dato, basata sul sapere di un tempo in cui la paleontologia ancora doveva nascere, diventa un'interpretazione perfettamente logica. O pensate altrimenti ai ciclopi, secondo qualcuno sono ispirati al ritrovamento di crani di elefanti estinti, dal momento che sembravano grossi crani umani con una sola orbita, che in realtà è il foro nasale dove c'è la proboscide. O magari la statua del drago di Klagenfurt. L'artista che la realizzò nel XVI secolo gli diede una forma della testa un po' strana. Ebbene, la forma è direttamente rielaborata da quella di un fossile, per la precisione un cranio di rinoceronte lanoso che era stato ritrovato vicino a Klagenfurt nel 1335. Facendo un passettino avanti, il libro del 1678 di Athanasius Kircher, chiamato Mundus Subterraneus, uno dei primi trattati di geografia, biologia, mineralogia e geologia, contiene diverse illustrazioni di animali che potrebbero essere stati ispirati dai fossili. Si citano per esempio degli esseri umani abitatori delle caverne, forse ispirati da resti di mammiferi pleistocenici, nonché draghi, come ad esempio questo. Abel, nel 1939, pensò che, data la sua forma inusuale, potrebbe essere stato ispirato da un plesiosauro, quindi da un rettile marino mesozoico. Sappiamo che nella Germania del Sud ci sono giacimenti fossili con plesiosauri. Il mix di forma a barile, collo lungo e ali a forma di remo, invece delle classiche ali pipistrellose, sono inusuali per un drago e, secondo qualcuno, potrebbero essere una rielaborazione fantasiosa di un plesiosauro. La domanda è, questi sono esempi di proto-paleoarte? In un articolo del 2018 sul suo blog, Mark Whitton fa una rassegna di questi esempi e anche altri, dicendo che appunto è difficile capire se effettivamente si possono considerare come tentativi antichi di ricostruire l'aspetto di un animale estinto in un'epoca in cui
la paleontologia come scienza ancora non era consolidata. Il punto di passaggio potrebbe essere l'illustrazione del cosiddetto Unicornum Verum, che compare nel trattato di geologia e storia naturale Protogea, del filosofo, matematico e naturalista Leibniz. Qui compare un unicorno che è un mix bizzarro di ossa di elefanti e rinoceronti, del quale non viene illustrato l'aspetto in vivo, ma lo scheletro montato, con tanto di dati sul luogo del ritrovamento. Secondo qualcuno Leibniz ci stava prendendo per il culo, ma non appare molto plausibile. È più plausibile che stesse in realtà trattando molto seriamente la faccenda, che potrebbe essere uno degli ultimi esempi di mitologia che ispira il pensiero scientifico. Nonché uno dei primi esempi di ricostruzione paleoartistica, prima che le scienze naturali iniziassero a consolidarsi davvero. I primi veri tentativi di proporre delle ricostruzioni artistiche che fossero scientificamente valide di animali fossili sono piuttosto antichi e molto vicini in realtà all'origine della paleontologia stessa. I primi tentativi di ricostruire in vita un animale preistorico con criteri scientifici riguardano gli pterosauri, sebbene tali ricostruzioni non siano state pubblicate formalmente al tempo in cui vennero realizzate. È utile citare una serie di due schizzi inviati a Cuvier, naturalista francese considerato fondatore della paleontologia dei vertebrati e dell'anatomia comparata, nel 1800 da Jean Herman. Qui viene mostrata l'interpretazione di quello che poi il naturalista francese chiamò pterodactyl. Nella sua pubblicazione del 1809, tra l'altro, il nome è stampato in modo errato come petrodactyl. L'errore fu corretto poi quando pubblicò la prima edizione del suo storico tomo Ricerche sulle ossa fossili dei quadrupedi, sebbene Cuvier non avesse istituito nessun nome scientifico per l'animale. I due schizzi in questione erano ritenuti perduti e sono stati pubblicati solo di recente da Taquet e Pavan in un paper del 2004. Herman pare essere stato il primo a riconoscere il fossile come appartenente ad un animale alato. Degne di nota sono anche le illustrazioni del mammifero fossile Anoplotherium, prodotte dallo stesso Cuvier e da lui mai pubblicate. In queste ricostruzioni il naturalista non solo ricostruisce la silhouette del corpo, ma anche i tessuti molli dell'animale, come muscoli, cartilagini nasali e padiglioni auricolari, basandosi essenzialmente sullo studio delle ossa e utilizzando lo scheletro come riferimento. Nelle edizioni successive, che vanno dal 1821 al 1824, di Ricerche sulle ossa fossili dei quadrupedi, sono presenti descrizioni dettagliate dei fossili terziari rinvenuti tra i gessi della collina di Montmartre a Parigi, tra cui appunto quelli dell'Anoplotherium, ma non compaiono i disegni sopracitati, perché probabilmente Cuvier temeva di essere accusato di aver speculato troppo nella ricostruzione dell'animale, compromettendo la sua immagine e la sua posizione. La paleoarte iniziò ad essere commercializzata quando Henri de la Beche illustrò Duria Antiquor, un acquerello datato al 1830 che rappresentava il Dorset nel Giurassico e di norma venduto agli accademici affinché lo utilizzassero nelle loro lezioni. Si tratta della prima opera paleoartistica in vendita, nonché della prima ricostruzione in cui gli organismi fossili erano, diciamo, ricostruiti come animali vivi e inquadrati nel loro contesto ambientale. Ah, anche questo è importante. Si tratta del primissimo schizzo dell'iguanodonte realizzato dal suo scopritore, Gideon Mantell, a partire dai pochi fossili a disposizione. Risale al 1833 ed è, per quanto ne sappiamo, il primo tentativo di ricostruire un dinosauro noto alla scienza. La paleoarte si aprì anche alla pubblica educazione a partire dal 1854. Infatti fu in quell'anno che vennero inaugurate le prime statue di animali preistorici mai realizzate nella storia, esposte al Crystal Palace di Londra e ancora oggi visibili. Furono realizzate dallo scultore e pittore Benjamin Waterhouse Hawkins, con la consulenza di Richard Owen, colui che nel 1842 aveva coniato il termine dinosauro. Non c'erano solo i tre dinosauri riconosciuti come tali al tempo, bensì anche rettili marini, anfibi paleozoici e mammiferi pleistocenici. Difficile immaginare il senso di meraviglia che le persone del tempo provarono di fronte a queste installazioni. Al di fuori dell'ambito accademico, la paleoarte gioca un ruolo importantissimo nel comunicare e rendere popolari ed accattivanti gli studi paleontologici. In effetti la paleoarte è uno dei motivi per i quali la paleontologia è una disciplina così popolare da molto tempo anche al di fuori dell'ambito della ricerca. In questo senso, i dipinti di Charles Knight hanno lasciato davvero il segno nelle persone che li hanno visti e ancora oggi sono iconici.
iniziò dai dipinti del Museo di Storia Naturale di New York, tra i quali compare anche Leaping Lelaps del 1897, uno dei pochissimi tentativi precedenti al rinascimento dei dinosauri di rappresentare questi animali come creature agili ed attive. Poi ci arriviamo su questa cosa. Dopo aver lavorato per il Museo di Storia Naturale di New York, la sua fama a livello nazionale crebbe e dipinse per il Museo di Storia Naturale di Los Angeles, il Field Museum di Chicago, il Peabody Museum di Yale, il Museo Carnegie di Pittsburgh e lo Smithsonian Institution. Le persone che visitavano i musei di storia naturale lo conoscevano perché i suoi dipinti erano ovunque. E uno realizzato al Field Museum nel 1927 è rimasto particolarmente impresso a livello culturale. Si tratta dello scontro tra Triceratopo e Tirannosauro, la prima rappresentazione in cui questi animali sono faccia a faccia. Quest'opera sarà imitata tantissimo nel tempo, stabilendo nella coscienza popolare che questi due dinosauri sono mortali nemici. A inizio Novecento la popolarizzazione dei dinosauri presso il grande pubblico è passata da Charles Knight, e su questo non ci piove. Un altro artista che a livello popolare ha lasciato il segno è Zdeněk Burian, le cui opere sono comparse su una vagonata di libri sulla vita preistorica, settando un vero e proprio standard per la rappresentazione degli animali estinti. Tra i primi anni del 1930 e il 1981 dipinse una cosa come 500 dipinti. Una delle sue illustrazioni più famose è quella coi brachiosauri immersi in acqua del 1960. L'influenza di immagini come queste a livello popolare è stata un mezzo incredibile con cui veicolare considerazioni scientifiche presso il grande pubblico. Una volta scoperto infatti che non erano più valide, è stato difficile far cambiare idea alle persone, tanto erano note queste raffigurazioni. Il lavoro di Burian ha probabilmente ispirato più imitatori nel campo della paleoarte di qualsiasi altro artista, e i suoi dipinti sono stati spesso copiati, non sempre quotandolo. Ma arrivati a questo punto le cose stavano per cambiare. Un esempio classico dell'impatto della paleoarte sul pubblico è la ricostruzione in vivo che Robert Bakker produsse nel 1969 per affiancare la descrizione del Deinonychus fatta da John Ostrom e presente nel frontespizio della pubblicazione. Questa ricostruzione simboleggia l'inizio sia scientifico che artistico del cosiddetto rinascimento dei dinosauri. L'impatto delle illustrazioni prodotte dopo questa pubblicazione, ed in particolare dopo l'articolo scritto da Bakker su Scientific American nel 1975, nel cui titolo compare per la prima volta il termine Dinosaur Renaissance, influenzarono parecchio a livello popolare la percezione che le persone comuni avevano dei dinosauri, mostrando loro come l'interpretazione che la scienza ne dava stesse cambiando radicalmente. Da questo momento in poi i dinosauri non sono stati più considerati come animali a sangue freddo, tra virgolette, lenti, stupidi e pesanti, bensì come animali attivi e vitali e simili ad uccelli. Fu probabilmente Gregory Paul, l'illustratore che più di ogni altro ha aiutato a definire la moderna paleoarte. Fu uno studente di Bakker e iniziò ad illustrare dinosauri negli anni 70 del Novecento. Verso la fine degli anni 80 era considerato uno dei migliori illustratori in attività per quanto riguardava i rettili estinti e pubblicò anche molto materiale per parlare in modo dettagliato del suo approccio alla ricostruzione degli animali preistorici, in un modo in cui in letteratura non si era ancora mai discusso così in profondità. Nel 2010, in un articolo del blog Sauropod Vertebra Picture of the Week, il paleontologo Matt Wadell coniò il termine Shrink Wrapped. Questo termine si applica, secondo lui, alle ricostruzioni di dinosauri che non tengono conto in modo opportuno dell'entità dei tessuti molli che si trovavano sull'animale in vivo, con il risultato che, e cito testualmente, si ricopre lo scheletro e specialmente il cranio di spandex e lo si chiama ricostruzione in vivo. Questo approccio molto conservativo, cioè che a livello di tessuti speculava il meno possibile, è diventato molto popolare a partire dagli anni 70 del Novecento. Sono comuni da questo periodo in poi ricostruzioni di dinosauri e in generale animali preistorici, ma specialmente rettili, che avevano di norma i contorni dello scheletro, come coste, ossa del bacino e fosse del cranio e dei principali muscoli, in perfetta evidenza. I motivi della popolarità di questo trend nelle ricostruzioni paleoartistiche è dovuto principalmente a tre fattori, il primo dei quali è proprio il radicale cambio di concezione di questi animali che viene dal rinascimento dei dinosauri, che li vedeva come animali attivi, eccetera. In secondo luogo, l'immagine degli animali preistorici come organismi atletici conciliava maggiormente col gusto del grande pubblico, che considerava la preistoria un mondo selvaggio e in continua lotta.
In ultima istanza, era un modo per il paleoartista di far vedere le solide basi, ovvero le ossa fossili, su cui si fondava la sua opera. Per capire l'impatto mediatico delle ricostruzioni di questo periodo, si può notare che alcune di queste illustrazioni, che erano piuttosto note, sono diventati dei veri e propri meme paleoartistici. Con il risultato che questi animali fossili sono stati riproposti nel tempo da artisti diversi con la stessa composizione e le stesse inesattezze. Un esempio chiarissimo di questa faccenda è il Barosaurus con il collo a giraffa realizzato da Bakker nel 1968. Questa tendenza che si aveva nelle ricostruzioni di quel periodo, facendoli troppo magri, eccetera, se applicata agli scheletri di animali viventi, dei quali invece conosciamo i tessuti molli, dà luogo a risultati piuttosto bizzarri e distanti dalla realtà. Questo tipo di rappresentazioni è diventato a sua volta un meme e la sua popolarizzazione la si deve a All Yesterday, un libro di Memo Cosman, Darren Nash e John Conway. Nel libro, in modo un po' provocatorio, nella prima parte è proposto un approccio opposto a quello definito come shrink wrapping, appunto, dove si fanno dinosauri con tessuti molli in sovrannumero, oppure ritratti in comportamenti con i quali non sono mai stati rappresentati, eccetera. Nella seconda parte del libro si applica poi quel metodo di ricostruzione super skinny e avaro di tessuti molli, come si faceva anni fa, ad animali che si conoscono e che vivono oggi, facendo finta di non conoscerli. Viene fuori roba super inquietante, tipo questo è un elefante, questi sono cigni, poi una balena, un babbuino, eccetera. Nella finta descrizione della bestia viene ovviamente posta enfasi sulle sue presunte caratteristiche feroci, anche questa è una provocazione alla spettacolarizzazione che spesso si fa della vita preistorica. Va detto che in passato, appunto, queste ricostruzioni, che oggi sappiamo essere un po' troppo magre, avevano, come vi ho detto, una grande portata a livello mediatico e sono direttamente quelle su cui si fonda un po' l'iconografia di Jurassic Park, che al tempo prese, diciamo, spunto proprio dalle ricostruzioni di Gregory Paul, che al tempo già erano piuttosto note, ma con Jurassic Park hanno avuto proprio questa esplosione mediatica pazzesca. E la cosa interessante a livello di grande pubblico è che prima Jurassic Park si è ispirato alla paleoarte, no? Prendendo come spunto le ricostruzioni di Paul. E poi ha settato nella testa delle persone uno standard per l'aspetto dei dinosauri talmente forte, talmente di successo, talmente radicato, che poi la paleoarte stessa ha poi tratto spunto dall'iconografia di Jurassic Park. E a volte queste cose ce le portiamo oggi ancora dietro. Quindi la paleoarte ha ispirato Jurassic Park, ma poi Jurassic Park ha ispirato la paleoarte, insomma. Questo ovviamente rientra nel discorso che facevo prima dei meme sbagliati che vengono riproposti di volta in volta, ecco. Oggi abbiamo una concezione migliore, seppur incompleta, dei tessuti molli degli animali che sono i soggetti abituali della paleoarte. Ricercatori e preparatori hanno a disposizione strumenti migliori per studiare i fossili, come per esempio la tecnologia UV, che può rivelare tracce di tessuto molle invisibili all'occhio nudo, e anche una migliore comprensione di aspetti come addirittura la colorazione e i tessuti che coprivano il muso. Queste innovazioni permettono di ricostruire gli animali preistorici con una maggiore fedeltà rispetto al passato. La paleoarte prevede una stretta collaborazione tra il paleoartista e il paleontologo affinché la tavola finale sia il più possibile verosimile ed aggiornata. La fase di preparazione prevede che si studi diffusamente lo scheletro, osservando direttamente o tramite delle buone foto i resti a disposizione. Siccome spesso i resti scheletrici sono incompleti, la ricostruzione dello scheletro intero deve essere supervisionata da un consulente e in mancanza di materiali di quel soggetto specifico, spesso appunto si deve basarsi sull'osservazione di animali simili ma più completi. Ogni ricostruzione deve iniziare dallo scheletro, ricostruito nel modo più accurato possibile. Poi bisogna ricostruire la muscolatura, cercando di trovare
dei riferimenti utili negli animali oggi in vita più vicini, come nel caso dei dinosauri, i coccodrilli e specialmente gli uccelli, in quanto questi ultimi sono essi stessi dinosauri. Ve l'ho parlato anche in un video che vi lascio nella end card. Ogni aspetto dell'animale, del suo tegumento, del suo colore, fino alla ricostruzione del suo ambiente e i comportamenti coi quali viene ritratto, deve passare da ricerche approfondite. Ed è questo che rende difficile la paleoarte. C'è tanto studio a monte, perché sarebbe appunto come ricostruire un gatto senza sapere come è fatto il gatto e basandosi solo sul suo scheletro. Non è una passeggiata. Per questo vi parlavo all'inizio di immaginazione. Alcune cose ci sfuggono perché sono andate perse durante la fossilizzazione, per cui bisogna speculare. E la difficoltà sta proprio lì. Inventare, ok, ma fare in modo che quell'invenzione volta a tappare quella falla nelle informazioni in nostro possesso rimanga nel range della plausibilità, esaminando quanto la scelta che sto facendo possa risultare coerente coi dati in mio possesso. Insomma, il paleoartista specula, ma sempre coi piedi per terra. Si muove appunto in un territorio grigio che non è per niente facile da percorrere. Il termine paleoarte, pensate, risale solo al 1987. È stato introdotto da Mark Hallett, artista specializzato in storia naturale, in un suo contributo all'interno del primo volume del libro Dinosaur Past and Present. Dalla sua nascita il termine è stato utilizzato sia in ambito accademico che a livello informale per indicare qualsiasi tipo di rappresentazione artistica di organismi fossili o paleoambienti. Nonostante tutto, ad oggi il termine manca di una definizione universalmente omogenea e riconosciuta, ed è spesso usato per indicare anche lavori che mancano di un solido background scientifico. Questa confusione ha, diciamo, spinto alcuni autori a proporre altri termini alternativi per riferirsi alle ricostruzioni che si basano su solide basi scientifiche, come per esempio paleodesign, introdotto da Ghilardi e colleghi nel 2007, o paleontografia, proposto da John Conway nel 2009. In più, come vi dicevo, alcune pubblicazioni archeologiche utilizzano il termine paleoarte per indicare le produzioni artistiche prodotte dagli umani preistorici, ma in ogni caso il termine oggi più usato per riferirsi alle ricostruzioni degli animali preistorici rimane comunque paleoarte. L'importanza di questa disciplina è notevole. Già vi ho detto in precedenza l'impatto che ha avuto nella popolarizzazione della paleontologia tra il grande pubblico. La paleontologia in effetti può essere considerata in questo senso una scienza privilegiata, perché l'oggetto del suo studio si presta bene ad essere tradotto con media artistici. E questo è il motivo per cui la paleontologia, a differenza di altre scienze, è così popolare al di fuori dell'ambito accademico. Questo un po' ve l'ho detto anche nello scorso video dove ho parlato di paleontologia e stampa 3D. Ve lo lascio sempre nella end card. È infatti molto spesso grazie a questa scienza che i giovani vengono introdotti alle scienze naturali e ai meccanismi da esse studiati, come l'evoluzione. Senza contare che l'industria del merchandise paleontologico, giocattoli, libri, eccetera, di norma si basa, magari male, magari poco, però sì, sulla paleoarte, perché sull'oggetto viene più di frequente rappresentato l'animale in vivo invece del suo fossile. Se è vero che la maggior parte degli introiti derivati da questo merchandise arricchiscono realtà ben distanti dalla ricerca, è anche vero che la vendita di tali oggetti può costituire un'entrata per i musei scientifici, alimentando indirettamente l'interesse del grande pubblico per la paleontologia, che si traduce in un maggior numero di visitatori per i musei e le istituzioni scientifiche. Io ci tengo a questa cosa, infatti vi ricordo che sono anche consulente scientifico di una linea di modellini stampati in 3D di animali preistorici scientificamente accurati, ovviamente ve li lascio giù in descrizione. La paleoarte è una disciplina molto importante che ci permette di visualizzare in modo efficace i processi naturali che hanno dato al mondo la forma che conosciamo e di comunicarli al grande pubblico con successo, permettendoci di aprire una finestra su mondi oramai scomparsi. Un esempio di collaborazione tra paleontologi e paleoartisti al fine di utilizzare la paleoarte come strumento istruttivo è il recente progetto italiano Dinosauri in carne ed ossa, che quest'anno tra l'altro compierà 10 anni tra le altre cose. E oggi, beh, finché esisterà la paleontologia, la storia della paleoarte andrà avanti. La nascita di internet prima e dei social dopo ha permesso agli artisti di arrivare alle persone in modo capillare e condividendo in tempo reale le proprie tavole, mettendosi con estrema semplicità in contatto con esperti
disposti a dare consigli e fornire correzioni e soprattutto mettendosi in contatto con altri artisti, favorendo collaborazioni e scambi di opinioni come mai prima d'ora da una parte all'altra del globo in pochissimo tempo. Senza contare che in questo video vi ho parlato dei media classici dell'arte, come la pittura e il disegno tradizionale e la scultura, ma oggi la pittura può anche essere digitale, e la scultura idem. I modelli computerizzati in 3D e l'illustrazione digitale sono il mezzo di molti paleoartisti di oggi, spesso molto giovani. Nei miei video avete visto diversi esempi realizzati in collaborazione con amici artisti, come per esempio Simone Zoccante o Fabrizio Lavezzi, o anche Sante Mazzei, che ha tra l'altro all'attivo lavori a livello internazionale. E in Italia in effetti siamo messi bene, abbiamo delle vere e proprie autorità in fatto di paleoarte. Oltre a quelli appena citati, come non citare Davide Bonadonna, che ha vinto premi internazionali per le sue opere, o il mitico Fabio Manucci, che ha fatto lavori per diverse pubblicazioni scientifiche e anche per National Geographic, oppure Troco, che nei suoi quadri riesce a dare un'atmosfera pazzesca ai soggetti, oppure Luca Spanzarin, le cui tavole compaiono in diverse pubblicazioni, o ancora Marzio Mereggia, che ha illustrato un recente paper sul Parasaurolophus scritto tra gli altri da Filippo Bertozzo e Fabio Manucci, o ancora David Iurino, Elias Maniotto, Flavia Strani e tra gli emergenti anche Ivan Neufrida, Kevin Zanetti, Gabriele De Rudas, Mattia Iuri Messina e tanti altri, che non dico semplicemente per motivi di spazio o perché non mi sono venuti in mente adesso, quindi non me ne vogliate. Quando penso alla storia della paleoarte nella sua interezza, si ha come l'impressione che gli animali preistorici non siano in realtà i veri protagonisti. La storia della paleoarte è la storia di come è cambiata la comprensione della vita passata nel tempo e delle scoperte rivoluzionarie che hanno messo in discussione quello che si sapeva. Difatti ogni tavola paleoartistica è uno specchio della comprensione che la scienza aveva della vita passata nell'esatto momento in cui la tavola è stata prodotta. Rimane come un'istantanea che ci fa capire quante scoperte sono state fatte nel mentre dagli scienziati e quante volte siamo stati costretti a rimettere tutto in discussione. Però, d'altronde, questo è anche il bello della paleontologia. Chiaramente tutti gli artisti che ho detto, i periodi, i pensieri, le scoperte, eccetera, che ho citato, sarebbero, diciamo, meritevoli di ricevere ognuno una sua approfondita trattazione. Però, chiaro, questo video aveva il goal di riuscire a farvi, diciamo, un'inquadratura di come è andata un po' la storia della paleoarte, farvi capire i punti salienti, eccetera. Quindi vi ho detto tante cose, ma nessuna veramente, veramente in dettaglio. Ma, appunto, ripeto, il goal del video era un altro. È stato molto bello fare questo video, perché comunque sia è un mondo con cui ho a che fare sia per passione sia proprio a livello lavorativo, e molti paleoartisti capaci sono anche diventati amici, quindi insomma mi fa molto piacere. Ovviamente tutti gli artisti che ho citato, specialmente quelli italiani, ovviamente vi lascio i social in descrizione, così che possiate andare, quando presenti, perché non tutti li hanno, in modo che possiate andare a scoprirveli, e ve li consiglio davvero. Se vi piace l'idea di farmi continuare a platerare di questa roba, vi lascio in descrizione il link al mio Patreon, cioè proprio lì all'inizio, non dovete neanche aprire la descrizione. Lì trovate appunto tutto quanto. Se diventerete dei mangiafoglie sciamanti, avrete accesso a tutta una serie di cose: il gruppo Telegram dei Patrons, merchandise esclusivo, la possibilità di vedere video e ascoltare i podcast prima che vengano resi pubblici per tutti, insomma un sacco di roba. Naturalmente vi ricordo che se volete sostenere le mie attività, oltre a Patreon c'è anche la wishlist di Amazon, in cui potete aiutarmi ad arricchire i contenuti di questo canale. Grazie di cuore a tutti coloro che l'hanno fatto. Come sempre vi consiglio un libro, oggi è un libro fotografico che si chiama Sentieri Invisibili di Gianluca Damiani. Un libro che parla appunto degli avvoltoi, in special modo il grifone, del nostro paese. Dall'altro Gianluca, che mi ha inviato il libro, lo ringrazio, l'ho anche invitato su Twitch a fine anno scorso per parlare un po' del suo lavoro con gli avvoltoi, eccetera. Quindi trovate ovviamente la live su Twitch, oppure se non è lì, l'ho ricaricata sul mio secondo canale, comunque in descrizione trovate tutto. Vi lascio in descrizione il link per poterlo recuperare, naturalmente. Vi ricordo di iscrivervi ed attivare la campanella per non perdervi tutte le news. In descrizione trovate tutti i miei social, Instagram, Twitch, secondo canale, Spotify, eccetera. E chiaramente se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere in un commento e poi mettete mi piace, spammatelo, insomma, solite cose. Vi ringrazio di cuore per essere arrivati sin qui e ci vediamo presto.